Sono Alessandro Pestone, sono uno scrittore. La straordinaria vicenda narrata nel mio primo romanzo è strettamente autobiografica. E adesso la racconterò. Basta, non ce la faccio più, sono stanco. Questi operai vogliono solo guadagnare e non lavorare, e questo non è più possibile, onestamente. Ma io licenzio a tutti, anche se devo assumere gli extracomunitari. No. Anche se mi fanno schifo, certo, certo. Però questi almeno mi costano di meno, capisci? Ecco, signora. Ah, Lina, ti ho detto già tante volte che non puoi venire vestita così. Sei venuta in Italia per lavorare, sei qui per servire, non per mostrare le gambe. Non guardare lui, guarda me quando parlo con te, capito? E tu, vai, vai, puoi andare. E tu evita. Vedi come vanno vestite? Vedo, vedo. Ma d'altronde sono costrette. Questi cercano marito. In giro ci sono solo gay, come li trovano i mariti? Ecco perché si vestono così. Anzi, a proposito di matrimonio, ho conosciuto tramite una mia cliente, una nobile famiglia, un nobile casato, sai, che hanno un figlio che sabato viene qua in Italia e in Francia. Allora ho detto al padre, siccome io lavoro da lui, gliene ho tolto melma dai pozzi neri di casa sua. Sai che mi hanno dato anche il biglietto da visita? Gli ho detto se domenica lo mandano a pranzo qui da noi. Principe Alonso Maria di Borbone e Siviglia, duca di Argira. Un principe duca, che bella idea! Sarebbe un buon matrimonio, sai, certo. Un nobile casato. Borbone. Anche se quando gli ho pulito il pozzo nero nel loro palazzo hanno voluto fatto pure lo sconto, capisci? Lo sconto. Perché non hanno soldi queste, non hanno niente, niente. Sono nobili. Comunque è il momento buono per fargli conoscere nostra figlia. Adesso che si è lasciata con questo Alessandro, questo nulla. Ma questo non voleva fare niente. Lo scrittore! Lo scrittore, pure. Lo scrittore faceva. Che ma per carità, che scrittore. Buonasera. Scrittore. Jenny, è possibile che arrivi sempre in ritardo? Mamma, aveva il corso, non lo sapevi. E poi, sempre vestita come una stracciona. E vestiti un poco meglio. Vedi, per domenica ho invitato qui a pranzo da noi il giovane rampollo di una nobile famiglia, un nobile casato. Ah, come mai? Ma così vogliamo fartelo conoscere. Jenny, è la tua occasione. Se ti sposi con lui, puoi frequentare i De Blanc, puoi frequentare i Lande della Rovere. Madonna, come forse sei. Addirittura i Savoia. È importante, vedi, per domenica. Il matrimonio che fa. Quindi mi raccomando. Lo conteniamo principe Luca. Non lo so. Non mi lasciano mai in pace. Non credo. Sì. Ma pure mentre mangio mi disturbate. Che cavolo, va. Cosa? Sì. Devo dire a quelli della finanza che possono venire da me quando vogliono. Non ci sono problemi. Ora mi sono stancato. Io poi ho dei commercialisti che sono dei maestri nel condono tombale. Ma digli di venire, sì, va bene, Mi chiamano pure all'ora di cena. Vedi, Jenny, questa è un'occasione che tu non puoi perdere. Io mi chiamavo Rossella Rossini, poi ho sposato quel tanghero di tuo padre e sono diventata la signora Schifazzo. E certe ragazze, pur di non lavorare, fanno certe scelte. Tu hai il dovere, per te e per i tuoi figli, il diritto e il dovere di cambiare cognome. Non lo so. Vediamo. Cioè. No, che vediamo? Tu, domenica, ti prepari. Sì, devi essere puntuale, devi essere carina, devi tirare fuori la tua nobiltà d'animo, il tuo orgoglio. Tu devi piacere al principe, altrimenti io ti taglio i viveri. Sì. Cioè, avete capito? Questo a pranzo è il principe di Borbone. Un principe, ma magari è anche azzurro. Vabbè, ma alla fine non mi interessa, però voglio sposare chi dico io. Ma dai, matrimoni combinati come si faceva nel Medioevo. Anche se quando hai scelto tu non è che il risultato è stato migliore. Jenny, tu non ci devi avere niente a che fare con questi nobili.
Cioè, ti devi ribellare. Sì, ok, ma sono pur sempre i miei genitori, cosa posso fare? Ma che poi non ha nemmeno senso accettare queste imposizioni al giorno d'oggi. Vabbè, ma alla fine lo fanno per il mio bene. Io i tuoi genitori non li rispetterei mai. Sua madre è una snob pazzesca, l'ha chiamata Jennifer col PH e la Y. Suo padre poi, Mr. Spalo la merda, un fascistone a confronto Hitler e il fondatore dei Boy Scouts. Vabbè, però mio padre è un uomo degno di stima, io lo stimo tantissimo. Si è fatto da solo, è un uomo tutto un pezzo, che avrà le sue idee, ma intanto è sempre coerente. Secondo luogo, a pranzo che fatto? Ci vado. Se questo principe è un cretino, niente. Se invece è un ragazzo carino, simpatico e che mi piace, tanto meglio. Comunque adesso si è fatto tardi, quindi me ne vado, ok? Ciao. Ciao, ciao. Jenny, aspetta un attimo, Jenny. Che cosa vuoi? Aspetta. Senti, ti ho sentito là dentro. Non puoi incontrare questo principe, ti ho sentito, non puoi farlo. Tu mi hai lasciato? Volevo devo usare riflessione, ma ti sbaglio chiare con quella ragazza. Lasciami in pace. Le stronzate le facciamo tutte, ok? Scusami. Ti devi torturare ancora? Ancora? Ma torturarti? Io ci penso giorno e notte allora. Lo sapevi quanto ero innamorata di te? Mi hai lasciato, che cosa vuoi adesso? Eri così innamorata di me. Non lo fare. Ho detto ai miei genitori, quindi non ci posso fare niente. Ma forse questo è il problema. I due l'hanno mai visto il principe? No. Allora, il creativo sono io, fidati di me, ok? Allora, dobbiamo fare in modo che non incontrino il vero principe. Uno scambio di persone. Facciamo andare al posto suo qualcun altro sì. Che si comporti in modo completamente dissonante da un principe. Un balordo, un cretino. Ma sei pazzo? Serve qualcuno che sia distante anni luce dalla concezione dei tuoi genitori. Sono persone adulte, ma stai scherzando? Non voglio che ti innamori di lui. Non voglio che ti innamori di lui. Ho paura di perderti questa volta. Al posto suo può andare... Mio cugino ha fatto un corso di teatro a Siracusa. Anzi, lo chiamo subito, guarda. È bravissimo, ci aiuterà sicuramente. Ma che dici? Ma... Pronto? Leo, ciao, senti, mi serve un tuo aiuto per uno scherzo domenica mattina, a pranzo. Con chi? Chi è Jess? Ma tu non stavi con... Vabbè. Allora, questo... Vabbè, poi ci pensiamo. Va bene. Sono con te stasera, ok? Appena finito con Jessica, però... Però chiamami, anzi ti chiamo io. Ci dobbiamo vedere assolutamente stanotte perché dobbiamo sistemare questa cosa. Ok, domenica. Grazie, ciao. È fatto. No, compare, non riuscirà mai. Devi stare tranquillo, Aristo. Non è la prima volta che le faccio queste cose. Mi conosci. Appunto. Credi, no, praticamente già progettato tutto. Mi mancano alcuni piccoli particolari. Scusa, il vero principe come lo blocchi? Ragazze, domenica mattina cosa dovete fare? Io dormo, io faccio la manica. Non è che vi andrebbe di conoscere un vero principe? Wow, super figo! Super sfigato. Serve aiuto? Sì, per favore. Abbiamo un super problema al motore. Si è fermato così improvvisamente, non sappiamo come fare. Ci penso io. Tancredi Borbone. Ragazzi, mi dispiace, ma io purtroppo questi tipi di motore nuovi non li conosco tanto bene, quindi è meglio forse se chiamate il soccorso stradale, anche perché io devo andare via a un pranzo importante. Oh mio Dio!
È super svenuta, come facciamo? Dobbiamo portarla al pronto soccorso. Ciao. Buongiorno, dottor Luca. Piacere, Tancredi. Lei di Rossella Rossini, schifazzo. Le presento mia figlia, Jennifer. Ciao. Tancredi. Jennifer con l'H. Ma l'H dove? Beh, da qualche parte ci sarà. Prego, accomodatevi, prego. Saro, mi raccomando, devi fare tutto quello che ti dico. Vai. Va bene. Benvenuto. Piacere, Tancredi. Piacere, sarò schifazzo. Accomodiamoci. Grazie. Un po' di vino, eh? No, grazie, sono astemio. Ma quale astemio? Ah, no. Bene, bevi, è buono, bevi. È un ottimo vino, principe Duca. Lo abbiamo stappato per l'occasione. Prendi un'oliva. Le piace? Sì, grazie. Prego. Principe, è una tartina. Mi onoro di servirla io. Ottima mira, Quello è un vaso Mink. Mink. Oggi la servitù non c'è, in libertà. Sono proprio felice di essere io a servirla. Le piacciono le mie sedie Luigi XV? Sì, sono comode, grazie. Siete parenti? Chi? Io e la sedia? No, lei con il re Luigi XV di Borbone. Non saprei dirle. Io vado a vedere se sono cotti. Sì, ma prendiamo un altro po' di vino, dai. No, grazie davvero. No, bevi. Pronto, Leo? Pronto, Alessandro. Non posso più andare. Come non puoi? Ma che dici? Scusa, ti prego, scusa, sono chiuso in ascensore. In bagno, volevo dire. Senti, non puoi fare così all'ultimo che mi dai buca. E cosa dico, Jen? Scusa, ciao. Con chi parlavi? Con Alessandro, mio cugino. Alessandro o Alessandra? Ma guarda lei, ma chi è Alessandra? Mio cugino, Alessandro. No, non fammi andare. Ma fammi andare dove? Ma fammi andare, ma non sai. Ieri sera con chi eri? Ieri sera? Ma una cena di lavoro avevo. Senti, Lisa, io ti amo, ma tu non mi puoi ostacolare nella mia arte, nel mio lavoro, fammi andare. Tu da qua non esci, non ci siamo capiti forse. Se non parliamo adesso è finita, ok? Che è successo? Siamo finiti. Leonardo non può andare al pranzo. E vabbè, non pare, è fallito tutto. Ma cosa è fallito tutto? Cosa? Ok, allora. I suoi non mi hanno mai visto. Mi vesto da principe e vado al posto. Non fare minchia. Non può non andare nessuno al pranzo. Non è possibile. Ma siamo sicuri che Marta e Laura hanno fermato il vero principe? Pronto? Super bloccato. Comunque mi chiamo Laura. Gianni Prestopino. Ma tu non sei il principe dei Barbone? No. E adesso chi lo dice ad Alessandro? Super catastrofe. E quante persone lavorano nella sua ditta? Circa 1 su 10. Quando non sai fare niente, bisogna almeno essere ambiziosi. Nella vita contano 2 cose, la salute e la voglia di lavorare. Io ho la salute, ci sarà sempre qualcun altro che ha la voglia di lavorare. Certo, lei parla così giustamente perché la sua famiglia è nobile, antica. Il sangue non è acqua, diciamo così, va? I miei antenati erano tutti degli sfruttatori, campavano sulle miserie dei contadini. Io sono comunista, mio padre è di Rifondazione. Mentre mia sorella è anarchica situazionista. Ah, la vedi la principessina? E sua sorella che fa? È sposata? Magari con un nobile? No, sta con una scrittrice in una comune femminista del Viterbese. È una musicista scampunk, sapete, di quelli vivi in fretta e muori in fretta.
di quelli che lanciano gli escrementi sul pubblico, per intenderci. Insomma, stiamo nello stesso settore, diciamo. Anche io ho fatto la mia fortuna sulla merda. Posaro, e la sua signora madre cosa fa? Opere di beneficenza, canaste, bridges. Gioca a poker. Si è giocato a tutte le proprietà della famiglia. Quanto mi piacciono le persone appassionate di sport. Mio padre giocava a golf una volta, adesso si dedica solo all'oppio cantonese. Ah, questo non lo conosco, che lo fanno su Sky? Lo fanno in una fumeria sotto casa, un bar di cinesi. Ah, c'è un'invasione, dove ti giri, cinesi? Si sono comprati tutti loro, eh? Io li odio, li odio. Ma poveri cinesi! A Parigi ne conoscevo un'infinità, cinesi, indiani, tutta brava gente, grandi intellettuali. A confronto agli italiani, un abisso. Io lo dico sempre, meno male che ci sono gli extracomunitari, se no tutti questi lavori pesanti, umili, chi li fa girare? Non sono nostri schiavi, gli extracomunitari sono solo un arricchimento della nostra cultura. Certo, certo, io questo volevo dire, no, perché se restavamo fra noi italiani, la nostra cultura, insomma, soffocava. Sì, ma io nella mia ditta ne prenderò qualcuno, adesso costano meno, eh. Non hanno grandi pretese e così pago pure meno di tasse. È sempre quello il problema. I ricchi, pur di non pagare un euro di tasse al governo, si inventano di tutto. I conti Liechtenstein, le residenze a Monte Carlo, le società offshore. E poi si comprano i macchinoni. Li manderei tutti in galera io, ladri. Sì, 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 in galera, questo è il loro posto, tutti in galera. Questo paese andrebbe meglio, secondo me, se ci fossero tutti questi meno furbi. Che ne dite se andiamo a prendere il caffè in salotto? Sì, sì, andiamo di là, no? Mamma, lo faccio io il caffè? Sì, Jennifer. Ma sono quasi le tre, ora ci sono le partite in televisione. Principe Duca, e lei per quale squadra tifa? No, io non seguo il campionato di calcio italiano. No? Piuttosto, alle France. Sa, sono stato molto tempo a Parigi, quindi simpatizzo per i Bleu. Sì, ma agli ultimi mondiali ve le abbiamo suonate, eh? Lasciamo stare con la partita che è meglio. Siete sempre i soliti truffaldini, disonesti. Un poeta del calcio come Zidane, buttato fuori da quel macellaio, quel porco di Materazzi. Ma lasciamo stare. Ehi, non parlare così di Materazzi, hai capito? Principe! Principe Duca! Che si sente? Che si sente? Oddio mio! Jenny, Jenny! Chiamo subito al medico! Chiamo subito al medico! Sara, maledizione! Ma che si sente? Salve, sono il principe Tancredi Maria di Borbone e Sevilla, nonché duca d'Argina. Come? Sono il principe Tancredi Maria di Borbone. Salve! Sono il principe Tancredi Maria di Borbone e Sevilla, duca d'Argina.